Non posso chiedere. Guarda, mi avete invitato, non posso così, parlare. Così, genericamente. Allora, chiedigli un'altra cosa. Io, per esempio, sono un fan di questi audiolibri. Infatti, vedi, guarda, c'era una storia. Perché ci hanno regalati un sacco, un fagotto. Sì, no, l'ho proprio chiesto perché, insomma, sono questo. È una bella storia. No? Il fatto che stiamo diffondendo sempre di più mi sembra una cosa bella, anche farglielo. Sì, ci sono una faticoso, marea di titoli, hanno un catalogo pazzesco con dei titoli bellissimi, più o meno noti. Questo, ovviamente, è stranoto. Alice nel Paese delle Meraviglie. Io conosco personalmente Flavia, Alice, che è la Alice. Beh, no, più il coniglio, più Bianconiglio, la regina di cuori, no, ovviamente. Però responsabile Flavia, che è colei che si occupa appunto di contattare gli attori, eccetera, quando mi ha detto vuoi fare Alice. Tu di corsa. Eh sì, perché comunque. Ma poi comunque è faticoso alla fine, perché stai. No, è molto faticoso. No, però è bello perché un po' fai pace con la voce, che l'attore ha sempre un rapporto molto conflittuale con la propria voce. Invece sei lì tu da solo, un po' ci devi fare pace, a furia di sentirti, un po' anche cresci per piacerti, insomma, la tua voce. Quindi è stato un bel atto di pacificazione tra me e me. Bene. Ti sei risentita tutto il libro? Assolutamente no, perché è stato un atto di pacificazione però temporaneo. Non esageriamo. Ci sta conto pure di sentirmi, no? I miei figli, glielo ho regalato alle scuole. Adesso? Ah no, io pensavo di dover aspettare, no. Hai deciso che si fa adesso? No, volevo... Ma mi rimango qui? Guarda, perché non raggiungere il palco? Dai. Fare una cosa proprio di questo. Riguardando il palcoscenico. Leggerò per voi Alice nel Paese delle Meraviglie, capitolo primo. Io faccio tutto, cioè tutti i personaggi, volevo dire. Capitolo primo, nella tana del coniglio. Alice cominciava a essere stanca di starsene seduta insieme a sua sorella lungo la riva del fiume, senza niente da fare. Una volta o due aveva lanciato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né dialoghi. E a cosa serve un libro senza figure e dialoghi? Pensava Alice. Stava perciò riflettendo tra sé, meglio che poteva perché la giornata afosa le dava un grande sonnolenza e la faceva sentire alquanto stupida, se il piacere di mettere insieme una catenella di margherite valesse lo sforzo di alzarsi e raccogliere le margherite, quando improvvisamente un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto di corsa. In questo non c'era niente che fosse davvero speciale e Alice non trovò particolarmente strano il fatto che il coniglio dicesse a se stesso: povero me, arriverò in ritardo! Quando in seguito ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma al momento la cosa le parve del tutto naturale. Ma quando il coniglio arrivò al punto di tirar fuori un orologio dal taschino del panciotto e di guardare l'ora per poi correr via, Alice balzò in piedi. Perché le balenò il pensiero che in vita sua non aveva mai visto né un coniglio con il taschino nel panciotto né con un orologio da tirar fuori di lì, e pazza di curiosità gli corse dietro attraverso il campo e arrivò giusto in tempo per vederlo saltare dentro una grande tana sotto la siepe. Subito Alice gli andò dietro senza riflettere un secondo su come poi avrebbe fatto a uscire di lì. La tana del coniglio per un po' procedeva orizzontalmente, dritta come una galleria, ma poi sprofondava all'improvviso, così all'improvviso che Alice non ebbe il tempo di pensare e fermarsi e rotolò giù per un pozzo assai profondo. Brava! Pezzetto. È un pezzetto, brava! Senti, beh, è no, molto lungo, molto appassionante, una lettura incredibile, interromperla così, infatti grazie, questo non vale nemmeno la pena cominciare. Mi sono acquietato. No, io non mi sono acquietato. Tu devi sapere che noi abbiamo una rubrica di audiolibri tutte le settimane, è molto breve, dura solo un minuto. In questo caso il libro è il libro cuore e il buon Max Faiella in un minuto interpreterà il libro cuore. Beh, se non riesce a farci addormentare Allora guarda, io se ci riesci, ma prima di tutto volevo dire che io sono un grandissimo consumatore di questi degli audiolibri. Isabella, tu hai fatto questo è mio figlio. Quali hai fatto? Esperienza, ragazzi, la ragazza tosta, no? Sì, sì. Quali hai fatto te? La ragazza con l'orecchino di perla. Non dirmi che hai paura, che è la storia di questa atleta somala, appunto, era stata alle Olimpiadi. Il primo, in siciliano, la zia Marchesa di Simone Pagliaro. Che in siciliano com'è la zia Marchesa? Uguale la zia Marchesa, una cosa di ma cosa più singolare l'ha fatto anche uno, l'ho fatto anche Paolo, sì, sì. Cosa? E qua hai fatto? Lo sono venuta qui a presentarlo, non lo ricordo più. È del mio libro. Mi amerò lo stesso. Ma perché? Però, come mai? Ma io lo vorrei fare. Ho tante storie.
Già l'hai già. No, però leggere i libri, guarda, è proprio. Ma te lo chiedessero, no? Come di leggere un libro? Molto. Ma a me gola da morire. Allora, la, come si chiama? La Emon si è avvertita. Ron gli piacerebbe. La mia famiglia ed altri animali. Gerald Darrell. Stupendo libro. Ti piacerebbe quello? Sì. Vediamocelo. Già il titolo. A me l'arte della gioia. Bellissimo. Sì. Sì, allora, ce l'ho ancora mai. Ma a lei non gli hanno chiesto. Non l'ho ancora letto il libro. Di leggere un audiolibro. L'audiolibro non sarei in grado in questo momento. Cioè, dovrei un attimino prepararmi. Anche tanti di un minuto. Sì, l'audiolibro in un minuto. Però potrei fare all'inizio. Emons audiolibri, perché lo fanno. C'è una fisarmonica iniziale. Per spiegare ai nostri ospiti, che noi abbiamo sfidato Max a riuscire a raccontare un libro in un minuto, se ci riesce. Dai. L'ha già fatto un paio di volte.